Signori amici a casa, voi non ci crederete, perché quasi non ci credo nemmeno io. Oggi sono riuscita a portarvi nella sua clinica, di chi? Del più grande chirurgo al mondo. Spero vivamente di riuscire ad intervistarlo, il tempo a disposizione ecco, è tantissimo. Eccolo qua, che emozione. Che bell'uomo, io spero di riuscire a fargli qualche domanda. Chiedo scusa, salve, buongiorno. Buongiorno, chi è? È per caso lei il più grande chirurgo al mondo? Magari, quanti me lo chiedono, ma no, io ho fatto qualche appendicite, diciamo, sono alle prime armi, come si suol dire. Lui è in sala operatoria. Lui è qui. E sarà possibile intervistarlo? Beh, che ne so, io dobbiamo andare, abbiamo la pausa adesso. Vabbè, allora. Vabbè, auguri. Io veramente spero che lui finisca l'operazione ed esca. Eccolo. Oddio, eccolo. Anche questo è un bell'uomo, però. Scusi il disturbo. È lei per caso il più grande chirurgo al mondo? No, lui è più grosso di me, è più importante di me. Io sono della chirurgia estetica, mo c'ho una paziente che devo vedere. Cita! Pazienti illustri! Speriamo che finisca oddio l'operazione! Mamma mia, come sono emozionata! Sarà lui il più grande chirurgo al mondo? Sono lui, lei sta parlando con lui. Senta, io a questo punto sono molto emozionata, ma è quasi una curiosità a bruciapelo. Prego. A che età ha fatto la prima operazione? La mia prima operazione? Sì, avevo 6 anni. Era un'addizione. Lo ricordo ancora, 2 più 2. Usai la calcolatrice, ma la maestra non se n'è accorta. Mi viene da piangere, non mi ricordo mai quei risultati, ma mi viene da piangere, ogni volta che mi ricordo. Di quella coschina, scusa. È scritto tutto? 2 più 2. Vabbè, amici, comunque l'abbiamo intervistato. È tutto. Arrivederci.